E adesso abbiamo in collegamento da Maputo in Mozambico Paola Germano, coordinatrice generale del programma DREAM della comunità di Sant'Egidio. Buongiorno e benvenuta all'Italia con voi. Buongiorno, piacere stare con voi. Grazie, innanzitutto come sta anche lei, immagino, in quarantena a casa? Io sto bene, ma oramai la quarantena l'ho già fatto, quindi sono attiva, sono al lavoro. Ecco, allora ci potrà raccontare com'è la situazione in Mozambico? Sappiamo che è una nazione molto legata all'Italia, direi di ricordare anche in che modo la nostra diplomazia, ma anche la comunità di Sant'Egidio, hanno dato il loro contributo per far cessare la guerra civile del 92. Sì, l'Italia è molto importante in Mozambico e Sant'Egidio è, diciamo, un amico fedele del Mozambico da tanti anni, come ricordava lei, dagli accordi di pace che sono stati firmati a Roma nel 1992 proprio nella chiesa di Sant'Egidio. È stata una trattativa lunghissima, ma questo ha permesso di arrivare a un accordo definitivo e dare una garanzia di stabilità al paese. Le chiedevo prima com'è la situazione riguardo al coronavirus lì. Sì, il coronavirus è arrivato anche qui, cioè i numeri non sono quelli dell'Europa o degli Stati Uniti, ma comincia a essere qualche caso. Abbiamo 31 casi in questo momento, ma più che altro non si sa come, se ci sarà la stessa contagio, espansione che abbiamo visto già in Europa e in Occidente. Comunque sia, stiamo lavorando moltissimo per la prevenzione e per mettere in sicurezza. Noi abbiamo tantissime strutture sanitarie, mettere in sicurezza gli operatori sanitari e i malati. Ecco, a tal proposito ci può raccontare che iniziative portate avanti con DREAM proprio per cercare di arginare la diffusione del Covid-19? Sì. Allora, intanto DREAM è un programma di trattamento, cura e prevenzione delle malattie infettive e delle malattie croniche. È un programma che esiste da 20 anni ed è soltanto per l'Africa in 10 paesi. Seguiamo 500.000 malati in Africa. Quindi è un programma già rodato e pronto per le malattie infettive. Noi abbiamo cominciato con l'AIDS quando l'AIDS è diventata un'emergenza in Africa. Oggi davanti al Covid direi che DREAM si trova avanti, è già pronto. Nel senso che il personale è formato per la prevenzione delle malattie infettive ed è pronto ad agire. Che cosa facciamo in questo momento? Facciamo prevenzione di tutti i malati che si recano ai nostri centri, facciamo tanta sensibilizzazione per permettere ai malati di capire in che modo possono proteggere loro stessi e mettiamo a disposizione dei governi i nostri laboratori di biologia molecolare, che sono laboratori in grado di fare il famoso test per il Covid, di cui c'è tanto bisogno per fare le diagnosi. Accanto a questo, veramente le donne, le nostre attiviste che si occupano di accogliere i malati, oltre alla sensibilizzazione, stanno producendo mascherine. C'è una mancanza di materiale sanitario in Africa, in Mozambico in particolare, è molto difficile trovare le mascherine. Quindi abbiamo cominciato a fare con i nostri pazienti stessi delle mascherine di stoffa per proteggerli, per proteggere la popolazione, soprattutto i più deboli. Dottoressa Germano, a tal proposito voglio fare vedere ai nostri telespettatori come fate a creare queste mascherine che poi distribuite. Guardiamo. Che brave e che pazienza, mi viene da dire, perché questa manualità devo dire che io ce l'ho poco. Senta, dottoressa, parlando un po' più in generale, dopo questa situazione, dopo questa pandemia, come potrebbe trasformarsi il mondo della solidarietà, che in fondo è quel mondo che va a toccare da vicino luoghi, persone che qualcuno non vuole nemmeno vedere? Sicuramente, diciamo, il Covid crea anche
pone il problema di trovare altre strade per raggiungere le persone più povere, le persone più deboli, per dirla con una parola di Papa Francesco, lo scarto. Ma diciamo la nostra esperienza è che questo è possibile, è già così. Chiaramente bisogna osservare le distanze di sicurezza, bisogna usare le mascherine, ma al tempo stesso non ci si può dimenticare dei più poveri. Se penso all'Africa, per esempio, ci sono tanti ragazzi, bambini di strada che noi normalmente accogliamo, facciamo mangiare. Oggi noi cominciamo a distribuire i pasti, li andiamo dove loro stanno e distribuiamo da mangiare, perché in questo caos dell'infezione c'è tanto panico e al tempo stesso ci si dimentica dei più poveri. Quindi anche la solidarietà va ripensata nelle forme in cui è possibile oggi. Chiaramente questo virus ha dimostrato anche un'altra cosa importante, che siamo tutti uguali. Un tempo c'era l'idea, i paesi più poveri, i paesi più ricchi, loro sono così, non hanno le cose. Questo virus ha dimostrato che non ha barriere, che siamo tutti uguali e quindi bisogna aiutarsi l'un l'altro e quindi anche i più poveri devono essere inclusi in questo per potersi salvare tutti. Altrimenti anche Esattamente. il contagio del virus arriverà. Non è solo per qualcuno. Sono d'accordo con lei. Io la ringrazio molto per essersi collegata qui con noi.